Misterioso peccato perché Rimini ha preso gol in quella che era la sua zona, tra l'altro anche all'andata il Monza aveva pareggiato in quel caso proprio in dirittura d'arrivo e quindi c'è tanto rammarico per questo 1-2 interno. Assolutamente sì, molto rammarico e naturalmente stiamo qui a leccarci le ferite, visto che la partita l'avevamo ripresa all'inizio del secondo tempo e la squadra ha fatto tutto quello che doveva fare, determinata, ha cercato anche di giocare su un campo che era quasi impraticabile. Ripeto, ai tuoi colleghi l'ho detto, da parte di tutte e due le squadre, insomma, era difficile poter manovrare. Naturalmente dispiace perché al 90esimo una disattenzione ci è costata la partita. Un merito che va dato alle due squadre è quello di aver cercato di giocare nonostante le condizioni meteo e le condizioni del terreno di gioco. Sì, due squadre che si sono espresse bene per quello che era il campo, insomma, permetteva poco fraseggio, ma ho visto che invece si è cercato sia da una parte che dall'altra di giocare a calcio, anche se era quasi impossibile. E gli episodi, diciamo, che sono quasi pari, visto che noi prima del secondo calcio di rigore abbiamo preso un palo. Quindi voglio dire, il pareggio secondo me era il risultato più giusto. Come hai visto i tre episodi da rigore? Come ho visto? L'arbitro li ha decretati, quindi prendo atto di questi rigori e non sono in grado di giudicarli, insomma, perché dal vivo diventa un pochino difficile a calcolare fallo da parte della difesa, fallo da parte dell'attaccante. Quindi il secondo forse Andrea e il giocatore del Monza stavano cadendo tutte e due. Non so se forse era il rigore più netto, non lo so, quindi vorrei rivedere l'immagine, ma non è questo il problema. Il problema è che al 90esimo, su una rimessa laterale, diciamo difesa schierata, anche se hanno battuto velocemente questa rimessa laterale, eravamo tre giocatori sulla palla e invece siamo riusciti a fare il danno. Tra l'altro è stato Aia proprio a fare l'assist involontario per Vite. Sì, lui è andato in sicurezza su questo pallone, dietro c'era, mi sembra, Martinelli che stava forse rinviando questa palla e invece l'ha soltanto deviata per mettere in porta poi il giocatore del Monza. Sì, un errore clamoroso, poi tra l'altro dopo il gol e l'espulsione, diciamo, di Brighi ci avevamo rimessi in quattro in linea difensiva, quindi non prevedevo naturalmente una cosa del genere, anche perché nel secondo tempo effettivamente loro non avevano mai creato grosse problematiche in area nostra. Mi spiace. Prima del finale è arrivato anche il rosso per Cesca, che potrebbe anche prendere due giornate perché probabilmente per gioco violento. Sì, anche lì non sono in grado di giudicare la volontarietà o se c'è stato veramente il gomito alto. Sono andati a saltare tutti e due su questa palla, forse Cesca era leggermente in ritardo. Non so dare un giudizio, ecco, bisognerebbe rivederlo, però sicuramente il rosso diretto così penso che scatterà la doppia giornata. Sì. È una sconfitta pesante perché Rimini viene scavalcato in classifica dal Monza e non solo, ora Rimini è decimo in piena bagarre play-out e con la differenza, cioè la classifica Vulse nei confronti del Monza anche negativa. Intanto noi il campionato lo sapevamo e lo sappiamo ancora oggi che non sarebbe finito neanche con la nostra vittoria, quindi non è che mi preoccupa più di tanto, è che dobbiamo tornare a vincere, questo è fuori dubbio, cioè, continuare, riprendere la nostra marcia. Sapevamo e sappiamo che è un campionato molto difficile e quindi ogni domenica ci sono delle grosse difficoltà da parte di tutti. Mi sembra che abbia perso anche lo Spal in casa, quindi non si può stare tranquilli in nessun momento.
campionato che si giocherà fino all'ultima domenica. Dispiacere aggravato dal fatto che una volta tanto è venuto tuo figlio a vedere te, di solito sei tu che vai a vedere lui. Sì, no, questo è il piacere di averlo qua con me, sicuramente dispiace, ovviamente. A me dispiace della sconfitta, dispiace per la squadra e naturalmente non sto a guardare chi mi viene a vedere o chi viene allo stadio. Il problema è che Rimini ha già perso e dobbiamo ripartire subito immediatamente per iniziare a fare una cavalcata molto importante se vogliamo toglierci delle soddisfazioni. Mister, oggi per il Monza una vittoria davvero importante. Sì, una vittoria importante, una vittoria insomma veramente che vale non solo 3 punti ma molto, molto di più. È arrivata, non so se meritato o meno, però ci abbiamo creduto fino alla fine, su un campo difficile per entrambe le squadre, quindi assolutamente erano siamo due squadre tecniche, quindi sotto questo aspetto però si è vista veramente una bellissima partita. Io credo che anche la gente dispiace da parte del Rimini per come è finita, però è stata una partita veramente maschia, poi anche se il campo non lo permetteva, delle belle giocate, quindi oggi veramente a mio avviso ha vinto il calcio, poi con un po' di fortuna siamo riusciti a portarla a casa. È la cosa che di solito il calcio non è sempre la regola, hai sbagliato il rigore al 44esimo e quindi di solito non la vinci più quella gara, anzi la vai a perdere perché il tiro di falla è uscito veramente di poco, invece siamo riusciti a fare il secondo gol con sicuramente un po' di fortuna, bravura, ma ci credevamo più che mai e questa è stata un po' la voglia, la determinazione di questi ragazzi che insomma in passato abbiamo subito tante critiche, tante ve lo posso garantire, perché come al solito mettevano il Monza, l'Alessandria, lo stesso Rimini, Spalla, tutti vinceranno il campionato con facilità. No, una volta per tutte lo dico, lo ribadisco, un campionato difficilissimo, è un campionato anomalo, con 8 promozioni più un'altra che va attraverso i playoff, è difficilissimo, quindi qualunque squadra è da affrontare veramente con l'attenzione, la voglia e la determinazione giusta. Poi il girone di ritorno conta più che mai perché non c'è più tempo e quindi ogni partita dobbiamo portare a casa dei punti. Avete dato così continuità al successo di 7 giorni fa, quindi anche per questo vale di più, oltre che per lo scontro diretto e la classifica avulsa ora favorevole rispetto al Rimini. Sì, tutto questo è vero, però adesso come in ogni cosa siamo in una classifica dove ancora non ci permette di, tra virgolette, di mollare o quantomeno di stare un po' più tranquilli, assolutamente no, pensiamo già alla partita che avremo domenica ancora fuori casa a Bra, anche se la classifica dice questa loro classifica da ultimi, però dobbiamo essere attenti, concentrati, perché noi veniamo da un'esperienza lo scorso anno dove abbiamo perso 4 punti col Milazzo, pareggiando da loro e da noi, quindi col Brass è una partita difficilissima più che mai, però non c'è dubbio, una squadra importante, una squadra che vuole ottenere questo risultato e deve andare lì a vincere, quindi sia Bra che prendiamo una partita alla volta, poi avremo il Bellaria, queste due partite non dobbiamo fallire a tutti i costi, così se dovesse accadere sicuramente ci proietteremo in una classifica assolutamente adeguata, perché poi ci saranno in queste due gare gli scontri diretti, quindi prenderemo punti a tutti. Come ha visto i 3 episodi da rigore? Ma io posso dire che sicuramente c'erano tutte e 3, questo non c'è dubbio. Il primo assolutamente l'ha messo giù nettamente, il nostro difensore purtroppo è caduto un po' nel tranello perché la palla ormai l'aveva superata, però ha commesso questo fallo e poi l'altro, il secondo rigore per noi, insomma, era così evidente. Quindi lo so, alle volte dalla parte opposta quando si perdono gara del genere può tra virgolette così dare un po' fastidio, però poi alla fine per quanto riguarda gli episodi dei rigori sono stati tutti e 3 azzeccati. Amette, il tuo secondo rigore trasformato di fila purtroppo non è valso punti al Rimini, è arrivata la vittoria invece del Monza, tra l'altro da te colpito 3 volte, all'andata però almeno si poteva festeggiare un pareggio, questa volta no. È stata una partita un po' difficile perché loro sono partiti anche bene, sono partiti bene all'inizio, poi dopo siamo riusciti comunque a stare in partita, a giocarselo con loro, e hanno avuto un rigore, fatto gol, dopo siamo riusciti quando abbiamo pareggiato non siamo riusciti col palo di Bussi, non siamo riusciti a, secondo me c'entravo con la palla, la partita non se ne parlava più, quindi secondo me sono un po' sfigati, bisogna dirlo.
ci dispiace tanto perdere questi punti in casa che sono importanti, sia col Bassano, Real Vicenza e oggi il Monza. Sono punti che bisogna, cioè, sono punti importanti comunque. Parliamo del tuo rigore, ti sei presentato con sicurezza sul dischetto, ti ha aiutato anche il fatto di aver rotto il ghiaccio domenica scorsa? Il rigore non lo dovevo tirare neanche io, lo dovevo tirare di nuovo Cesca e lui mi ha detto, io infatti non mi sono neanche presentato davanti al dischetto, lui mi ha detto di andare, io sono andato con tranquillità, ho tirato come tutte le altre volte, entrato 1-1. Ci hai provato poi altre due volte con delle belle fiondate dal limite dell'area, il pallone è uscito davvero di poco. Sì, perché in quei campi così bisogna sempre sfruttare il terreno, cercavo di tirare di più, magari lo prendevo bene, rimbalzavo male davanti al portiere, riuscivo a far gol, per quello che puntavo a tirare spesso. È stato quello di oggi il tuo ottavo sigillo stagionale, però purtroppo per il Rimini c'è poco da festeggiare, Rimini che adesso è decima in classifica. Io adesso sto pensando domenica, veramente contro Bellaria, di prendere i tre punti e di festeggiare alla fine dell'anno. Adesso dei gol ne parleremo quando finisce il campionato. Oggi una sconfitta pesante per il Rimini. Sì, come abbiamo commentato un po' prima, è stata una partita purtroppo causata da molti episodi. Sono stati due rigori, due espulsioni, tre rigori anzi. Detto su un campo pesante era difficile giocare a calcio, siamo stati bravi a riacciuffare il pareggio, poi dopo questa, non dico nemmeno disattenzione perché come detto la palla altre volte si è fermata nelle pozzanghere, quella volta sul passaggio gli è scivolata, è andata tutto bene, detto ci sta un po' di rabbia ma non dobbiamo, essere qui a recriminare troppo su questi episodi, ci deve essere la nostra rabbia sicuramente, che ci permetterà di lavorare in settimana per affrontare la partita di Bellaria, dove dobbiamo andare sicuramente a vincere purtroppo, per forza, per tirarci fuori da questa situazione. Sul primo fallo da rigore praticamente è stato visto un tuo intervento su Valagus, mi sembra. Sì, è sembrato già strano là l'interpretazione dell'arbitro, perché io ero davanti a lui, è venuto da dietro, mi ha abbracciato, mi ha buttato a terra con la palla in mezzo e sono ritrovato che mi ha fischiato questo rigore contro e non ci credevo. Vabbè, ma delle volte gli arbitri hanno un metro di giudizio loro, non puoi stare a contestare perché come hai visto ne ha fischiati tre, ne ha fischiato due espulsioni, ha ammonito quasi tutta la squadra, quindi se vogliamo commentare queste cose lasciamo stare perché diciamo che non è positivo per l'ambiente, non dobbiamo aggrapparci a queste cose, loro fanno gli arbitri, noi facciamo i giocatori, sbagliano loro, sbagliamo noi. La tua munizione tra l'altro è pesante. Sì, purtroppo ero in diffida e come l'espulsione di Cesca, come l'espulsione di Andrea Brighi, purtroppo ci mancheranno anche due o tre persone, speriamo di recuperare qualcuno. Non dobbiamo pensare a queste cose, dobbiamo guardare avanti e per il gruppo dobbiamo fare il risultato positivo domenica. È un peccato perché il Rimini aveva giocato comunque una buona partita. Sì, dopo l'inizio un po' così, penso che il secondo tempo siamo venuti molto bene fuori, abbiamo creato due o tre occasioni, abbiamo avuto l'occasione con Cristiano Bussi, colpendo il palo, là se va un po' più in là, facciamo con la partita finisce 2-1, ci mettiamo là, detto un po' un periodo così, ci gira un po' storto, dobbiamo pensare ad invertire questo trend negativo e guardare avanti tutti uniti. Per te era l'esordio al Romeo Neri, allora come è stato anche il colpo d'occhio? Ah, sicuramente è stata una bella emozione, detto mi dispiace, come penso dispiace a tutta la squadra non aver portato un risultato positivo. Penso che loro possono recriminare il risultato, un po' tutto, i tifosi saranno sicuramente arrabbiati, ma da parte nostra penso si sia visto, ci sia stato il massimo impegno, su ogni pallone, soprattutto il secondo tempo, ci sia stata la voglia di vincere, poi purtroppo il calcio e gli episodi condannano le partite. Lorenzo, sei appena arrivato, subito gettato nella mischia, allora parliamo innanzitutto del tuo debutto con la maglia a scacchi. Ma sono contento di aver debuttato, sono contento di aver dato la disponibilità per tutta la partita e soprattutto dopo un periodo in cui ho giocato meno sono stato contento di aver tenuto i 90 minuti.
purtroppo la partita è finita come è finita, se avete visto anche voi, e quindi c'è rammarico perché preferivo sicuramente debuttare con una vittoria davanti al pubblico di casa, però è andata così, quindi niente, ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. È stata una bella partita, decisa dagli episodi, alcuni anche arbitrali, diciamo, con 3 rigori, 2 realizzati e 1 sbagliato. In queste condizioni le partite le decidono gli episodi, perché se vediamo com'era il campo prima e durante la partita e soprattutto verso la fine, trame di gioco molto elaborate non è che si potessero fare, quindi sono gli episodi a decidere e la concentrazione delle squadre a mantenere, a portarsi gli episodi dalla propria parte che fa arrivare il risultato. Probabilmente siamo stati un po' ingenui, abbiamo avuto dei calli di concentrazione e niente, per i rigori, se l'arbitro li ha visti, ha voluto fischiarli, sono fischiati 2 per loro, 1 per noi. Niente, il campo non aiutava, però li ha fischiati, quindi ormai è andata, non possiamo mica stare qui a recriminare troppo. Se per il Monza è una vittoria che vale doppio, vale per contro per il Rimini una sconfitta ancora più pesante, che vale praticamente un macigno, insomma, non solo per i 3 punti ma anche per la classifica avulsa con il Monza. Per la classifica e soprattutto perché ci hanno sorpassato, perché in caso di pareggio saremmo stati davanti, li avremmo tenuti dietro, è comunque una pretendente alla salvezza nelle nostre zone, dovevamo cercare di tenerla dietro, è uno scontro diretto. Così sappiamo che non possiamo più sbagliare e d'ora in poi terremo sempre la testa rivolta all'obiettivo, che è quello di arrivare ottavi, entro le prime 8 naturalmente. Kailichenko, 3 punti pesanti subito nel giorno dell'esordio per te con la nuova maglia. Sì, importantissimo, perché il Rimini era una squadra che era un punto davanti a noi, quindi sono quelle partite che valgono 6 punti. Adesso già domani è già pensare al Bra e oggi godere questa vittoria che è stata molto importante. Nel primo tempo ha avuto qualche buona opportunità? Sì, la squadra ha lavorato bene, subito cercato il gol, poi un campo un po' così, però quello che si è potuto fare abbiamo cercato di fare bene per cercare subito il gol. Come hai visto il Rimini? Visto una squadra tosta, una squadra organizzata, però con questi campi così fai fatica a esprimere il meglio, chi vince quelli che arrivano prima alla palla e con un campo così è un po' dura. L'episodio del primo rigore, sei riuscito a vederlo, eri lì che stavi sgomitando in area. Sì, era un po' la mischia, Valagusa credo che era davanti all'uomo, quindi era in vantaggio, poi è stato atterrato e giusto così. Per il Monza è una vittoria pesante questa, anche perché avete scavalcato il Rimini in classifica e portato dalla vostra parte la classifica avulsa con i biancorossi romagnoli. Sì, più che altro è stato importante per dare continuità a un lavoro che la squadra stava facendo, adesso sono arrivato ieri, ma soprattutto per continuità dalla settimana scorsa. Una vittoria oggi è stata importante per arrivare belle concentrate e cariche per domenica prossima. Marco Gasperoni, allora purtroppo per il Rimini è una sconfitta che pesa tanto. Sì, sicuramente una sconfitta che fa male perché è arrivata negli ultimi minuti e soprattutto perché penso abbiamo interpretato una partita molto difficile su un campo al limite del praticabile, con grande cattiveria, grande costanza, e siamo stati sfortunati negli episodi, vedendo anche il palo di Bussi che ci avrebbe portato in vantaggio. Tu hai ritrovato la fascia sinistra, non un po' che non giocavi lì? Sì, ultimamente sono tornato, diciamo, nel mio ruolo iniziale, che è terzino destro, però all'occorrenza posso giocare anche lì. Per la squalifica di Tomi il mister mi ha dato fiducia e spero di averla ripagata. In occasione del gol decisivo di Vita c'è stato uno sbandamento generale però della retroguardia biancorossa, insomma avete sbagliato in tanti, chi magari come te nella diagonale, chi c'erano 3 biancorossi sul pallone non hanno allontanato. Sì, ci siamo fatti trovare impreparati sulla rimessa, la palla è passata, io ho cercato di fare la diagonale difensiva perché c'era il loro giocatore che stava procedendo verso la porta avendo vinto 2 o 3 rimpalli e stringendo da quella parte è stato bravo lui a girare palla sul fronte opposto e ha trovato Vita che è riuscito a far gol e purtroppo, ripeto, episodi, perché sia il tiro di Spinosa dentro l'area piccola, sia, ripeto, il palo di Bussi, il colpo di testa di Rosini, penso che comunque meritavamo molto di più da questa partita. Adesso bisogna subito rialzare la testa, l'occasione sembra propizia perché domenica andrete a Bellaria.
Sì, sicuramente una partita importante, importantissima, dobbiamo vincere, ma come quella di Bellaria sarà quella dopo con l'Alessandria, quella dopo ancora, adesso sono partite tutte importanti, ancora niente compromesso, quindi cercheremo di metterci il massimo.